Poi io guardo. Sì, sì, ma me l'hai detto. Ho preparato un po' di cose. Far insegnare un po' bene all'amico che sono un po' col digitale, sono handicappato. Perfetto. Sono René Andreani e passo come il peggiore fra le sanguisughe a causa di una notizia falsa. Risulta che ho fatto un giorno in Parlamento e pur potendo riscattare il vitalizio ho deciso di non farlo. Allora 28 anni fa era una notizia virtuosa, anticasta già allora, e per una notizia falsa passo per il peggiore. Questa è la... Ne vuoi un'altra? No, tu dovresti dire molto parte della casta è ufficiale. Io sono passata l'ambulanza e salgo, Dopo che è passata l'ambulanza. Faccio parte della casta perché anch'io ho fatto il deputato, ma l'ho fatto per una volta. I miei primi eletti sono da 28 anni, 30, ecco. Sì. Mi chiami però. Allora, dopo essermi dimesso la prima volta e non sapevo se sarei stato rieletto, sono stato rieletto, quindi anch'io faccio parte della casta, ma una piccola differenza, che da 28 anni faccio altre cose e non sono nelle istituzioni. I miei eletti insieme a me sono tuttora in televisione tutti i giorni e continuano a raccontare le solite balle. Passo per una sanguisuga, ma non lo sono. Ottimo. Ma non lo sono. Ancora uno, per favore. Un attimo. Ok. Passo per la peggior sanguisuga, ma non lo sono. Ok. Perché sei incatenato? Mi sono incatenato perché, come diceva Giulio Andreotti, è meglio lasciar perdere quando ci sono delle polemiche o delle notizie false. E quindi quando 5 anni fa hanno dato la notizia che io prendevo il vitalizio avendo fatto un giorno il deputato, ho detto lasciamo perdere. Ma in questa recrudescenza, in questo ultimo anno mi ritrovo in 300 siti italiani come il peggiore degli italiani, per una scelta fatta 28 anni fa, antipartitocratica e anticasta. Allora, cosa aveva fatto?
E... No, lei era stato eletto in, io sono stato... in Parlamento. Sì. Lei era stato eletto in Parlamento. Sì, sono stato eletto nella nona legislatura e ho deciso allora, già in polemica anche con i miei amici radicali, che allora non si dimettevano contrariamente alle previsioni, e allora mi sono dimesso per dare un esempio, una cosa. 5 anni fa invece è passata che io in un giorno in Parlamento prendo il vitalizio. Siccome questo è falso, d'ora in avanti denuncerò tutti quelli che l'hanno scritto e con i soldi, non mi farò il vitalizio, ma con i soldi riuscirò, forse spero, ad aprire un bel centro contro l'accanimento terapeutico, battaglia che io faccio da tanti anni. Ecco, lei aveva avuto questo, ha fatto un giorno, si è dimesso e quindi non aveva diritto al vitalizio o avrebbe potuto in qualche modo riscattarlo? Allora, se io eletto il giorno, mi fossi dimesso il giorno dopo, avrei potuto riscattarlo come fanno, hanno fatto altre 3 persone. Io mi sono imposto di dimettermi contestualmente per non essere invogliato magari in seguito a riscattarlo il vitalizio. Quindi ho deciso scientificamente di non volerlo quel vitalizio. Poi è stato eletto una seconda volta. Poi una seconda volta sono stato eletto, ho fatto una serie di cose, fra queste... Ho fatto 5 anni in Parlamento. Ho fatto nella 10ª legislatura, fra le varie cose ho provato a fare un progetto di legge contro l'accanimento terapeutico già allora, 22 anni fa, non ci sono riuscito e mi sono aperto per conto mio un centro dove ho curato malati terminali. Poi l'ho chiuso e adesso ho rivoglia di farne un altro, con ecco, i soldi. Però allora... Per questa seconda legislatura, 5 anni in Parlamento, prende il vitalizio. Per forza, ma io non dico mica che non faccia parte, come tutti i deputati, abbia dei privilegi, ma passare per il peggiore, per aver fatto un atto virtuoso, non ci sto. Ecco, quanto prende per quei 5 anni? E a questo punto netti 24.000 euro, quindi io ho rinunciato... All'anno? 24.000 euro all'anno, esatto, che sono... Allora, rifacciamo. Quanto prende per quei 5 anni? 24.000 euro all'anno. E se avesse riscattato invece i 5 anni precedenti che non aveva fatto? Ne prenderei 12.000 in più, quindi io ho rinunciato allora a 24.000 euro perché non sapevo di essere eletto, adesso a 12.000 euro. C'è gente che ammazza la nonna per fare il consigliere di circoscrizione, eppure io passo per il peggiore. Okay. Può andare? Può andare. Ok. Fai un po' di immagini. Bene. Ce l'ho. Ah. Mi sono incatenato perché io 28 anni fa ho fatto una scelta allora antigasta, non buona, antipartitocratica, che generava una polemica già con la mia magistratura, perché aveva promesso di mettersi in lontana, mi aveva mandato un altro giorno. Allora io per dare questo esempio mi sono dimesso, era la nona legislatura, era il 1934, non sapendo allora che sarei il candidato e sarei stato rieletto nella legge. E purtroppo non è stato accolto, anzi 5 anni fa questo mio gesto virtuoso è stato una notizia falsa e io qui do i documenti della Camera, per questa notizia falsa passo come il peggiore italiano della casta. Esatto. Io mi sono dimesso immediatamente proprio per non essere invogliato a chiedere il riscatto e pagare i contributi e quindi prendere vitalizio per quella nona. Grazie a questa notizia falsa oggi su 305 italiani sono totalmente giusti. Però questi sono i documenti della Camera, torno avanti, tutti quelli che hanno scritto e detto queste cose verranno denunciati, ma non per farmi il secondo vitalizio, ma per aprire, se riuscirò, un centro contro l'accanimento terapeutico. Io è da anni, da più di 20 anni che mi occupo di queste cose e quindi spero che sia la volta buona. Io infatti non dico che non si può fare la casa, lo dico solo io ho fatto una riunione e poi sono andato a fare quello che non ero riuscito a fare da mattina sul centro per curare malati terminali, per mia fortuna non essendo medico non è mai morto nessuno e non sono andato, sono sempre un ragazzo, io questo centro lo voglio rifare. Soltanto ritornare a donna, insomma, il
coordinatore, sono stato il coordinatore nazionale dei referendum contro il finanziamento pubblico, stravinto, e per il cambiamento della legge elettorale nominale, stravinto, e nell'81-82 sono un ecologista a Twitter, qui a Genova ho fatto tante cose, non solo, ho fondato il Verdi a livello nazionale. Quindi le battaglie le ho sempre fatte con 20-30 anni di anticipo, con un piccolo particolare, inascoltato regolarmente. Spero che questa volta sulla mia battaglia futura, quella contro gli accanimenti terapeutici, mi diano una mano e che non mi ritrovano da solo come ho fatto tutta la vita. Allora, questa è l'immagine di René Andreani, via del Cassettese, incatenato, via di stare con questa notizia che lo riguarda, relativa appunto al 1994, 20 settembre, oltretutto non solo, ma 20 settembre è la data storica dei live, e quindi siamo tutto più in Cina. Grazie a René Andreani, grazie a voi. Vado. Io tranquillo. Vai. Oggi la telecamera e il microfono di Radio Radicale sono a Genova, oggi 15 novembre, dove nel luogo storico della raccolta firme del Partito Radicale c'è un militante storico che i più anziani di tessera radicale ricorderanno. René Andreani, oggi incatenato qui, perché? Chi vede il cartello già se lo immagina. Allora, sono incatenato perché da 5 anni risulto il peggiore italiano della casta, in quanto risulta che ho fatto un giorno il deputato e per questo gratuitamente prendo un vitalizio. Questo è falso, da 5 anni circola questa notizia e a questo punto, dopo 5 anni, mi sono stufato e ho deciso di dare la notizia che è falsa e man mano perseguirò, ho già dei buoni avvocati radicali che mi difenderanno e tutti quelli che verranno perseguiti per denunciati per calunnia, tutto quello che riusciremo a incamerare, e probabilmente sarà anche molto perché sono più di 200, andranno due possibilità. Uno, se riesco a fare una legge contro l'accanimento terapeutico e creare un centro che vorrei chiamare Voglia di Vivere, andranno per fare questo centro. Se non riuscirò a fare questa cosa, ho un bellissimo quartiere dove io abito, in una zona però un po' degradata, a Pegli, Genova Pegli, e quindi sistemeremo tutto il molo con le panchine, le luci, le cose. Quindi i soldi non me li terrò, li darò al pubblico. Quindi incatenato in qualche modo alle catene della falsità, della menzogna. Andiamo nello specifico, cosa successe nella nona legislatura? Allora, nella nona legislatura io sono stato risultato eletto il 20 settembre del 1984 e allora molti radicali storici vecchi si ricorderanno, c'erano già le polemiche che alcuni che a metà legislatura avrebbero dovuto dimettersi come patto che avevamo fatto fra noi, non si dimettevano. Allora io, per dare un esempio a tutti gli italiani, ma in modo particolare anche ai radicali, mi sono dimesso contestualmente alla mia elezione, rinunciando così al vitalizio che avrei potuto avere. Sarebbe bastato un giorno in più per poterlo riscattare? Sarebbe bastato un giorno in più per poterlo riscattare, come hanno fatto altri tre radicali, quindi tutto regolare, tutto ufficiale, nessuno ha rubato niente, però io allora ho ritenuto che per mia soddisfazione personale e per dare questo esempio era meglio che facessi questo gesto, che ho fatto. Tu sei comunque stato deputato della Repubblica nella legislatura successiva, quella che va dal luglio dell'87 all'aprile del 92. Esatto, la decima legislatura sono stato eletto, ho cercato di fare le mie battaglie radicali, mi sono occupato di giustizia, di carcere, di ecologia, ho organizzato un grosso convegno, primo e unico congresso mondiale sulla digiunoterapia, perché io da 37 anni mi occupo di come curarsi senza farmaci e in modo alternativo, ma in modo altrettanto valido. Sono venuti esperti di tutto il mondo, canadesi, argentini, spagnoli, francesi, tedeschi, svizzeri e così via. A quel convegno aveva aderito anche, partecipato anche Gaetano Azzolina, che allora cardiochirurgo radicale, era venuto Pannella e tanti altri, e allora speravamo di fare questo centro. Non siamo riusciti a fare la legge,
anziché ricandidarmi come hanno poi fatto quasi tutti nelle successive legislature, nonostante le pressioni allora di Pannella, io sono scappato, pochi sanno questa cosa, sono scappato per non ricandidarmi in Sardegna senza dirla a nessuno. Io non so come abbiano fatto, morale che dopo due o tre giorni che ero lì, forse Maria Teresa di Lascia, che aveva il naso fino, è riuscita a farmi trovare dai carabinieri e mi hanno ritrovato, e quindi Pannella insisteva che io venissi. Gli ho detto: guarda Malago, non ne posso più, faccio altre cose. E io da allora ho fatto sempre il radicale, ma ho fatto altre cose inerenti al mondo dell'alimentazione, della salute e dell'ambiente. E quindi adesso spero di poter rifare questo centro che chiamerò Voglia di Vivere, e sperando di fare molti soldi faremo un bel centro dove cureremo in modo diverso, senza più chemioterapie, senza più accanimenti terapeutici. Oh, per questa tua attività di deputato nella decima legislatura il vitalizio però c'è. Prendo il vitalizio e io non dico mica di no. Io sono qui per dire che è falsa la notizia che per aver fatto un giorno il deputato prendo il vitalizio. Io allora, non sapendo di essere stato rieletto, in quel momento ho rinunciato a 24.000 euro attuali. Se avessi fatto le due legislature prenderei in più 12.000 euro, che tutto sommato non mi dispiacerebbe. Forse avrei più soldi per fare le mie cose e comunque io sono così, sono molto contento di quello che ho fatto. Quindi in sintesi hai una pensione per un lavoro svolto in modo onorevole, lavoro di onorevole, giusto appunto. Mentre invece non sei quello che passa 24 ore alla Camera e si truffa e si rapina 24.000 euro l'anno. Assolutamente, io credo di aver fatto bene il mio lavoro, anzi in quel periodo, nella coda di quella legislatura, ho fatto il coordinatore insieme a Rita Bernardini e Maurizio Turco a una serie di referendum importantissimi, due i più importanti: finanziamento pubblico dei partiti, contro il finanziamento pubblico dei partiti, e il cambiamento della legge in senso uninominale. Adesso in questi giorni parlano tutti di questa cosa, noi lo facevamo 22 anni fa. Grazie René Andreani. Emiliano Silvestri vi saluta da via 20 Settembre a Genova. Grazie.